Allora, i nostri ospiti di oggi, allora il primo ospite è l'attaccante del Pavia, Benny Carbone, il grande Benny Carbone. Ciao Benny. Ciao, bene. Bene. Accomodati pure. Grazie. Credo che sia la prima volta che tu vieni a Gnocca al Ciuscio, no? Sì, la è la prima volta che vieni, no? Non mi hai mai invitato. Eh? Non mi hai mai invitato. Ma come non ti ho mai invitato? Sei venuto 97 volte. Allora, vediamo la scheda di Benny Carbone se siamo riusciti a farlo, perché nome Benny, cognome Carbone, squadra credo Pavia, palmarès 356 presenti come ospite a Gnocca al Ciuscio, esatto. Calci in culo ricevuti da Totti in carriera. Oh, ma c'è sempre tempo. No, ma c'è sempre tempo. Assolutamente. Poi abbiamo nient'altro che Paolone Monelli. Paolone Monelli. Ragazzi. Ciao Paolone. Accomodati pure. Anche Paolone Monelli non è mai venuto. Noi vediamo la scheda di Paolone Monelli. Nome Paolo, cognome Monelli. Gossip che lo riguardano, all'apice della carriera fece scalpore la sua storia con Renato Zero, questo non sapevo, fiuto per gli affari, appena speso tutti i risparmi in titoli greci. Giusto, perfetto. Perfetto. Ed ora l'opinionista con i capelli più curati del mondo, Paolo Boom Boom Tramezzani. Paolo. Sono orgoglioso di fare questo programma con te. Orgoglioso, allora io adesso, diciamo, no, lo so. Che non li hai portati. Fanto, allora scusate, no, Fanto, un piccolo retroscena. Oggi la linea con Fanto, per favore. No, io non voglio aprire la linea. Allora, oggi dovevano venire Paloschi del Parma e Antonelli del Parma, è vero o no? Che chiedo, Fanto, chi doveva venire oggi? Esatto, hai ragione. Cioè, Paolo, e oggi ci ritroviamo con Benny Carbone del Pavia C2 e Monelli che non gioca più da 65 anni. Non sono mai allora venuti. Io ti dico, non sono mai venuti, è vero, è la prima volta che vengo, però perché non sono venuti Paloschi e Antonelli? No, vorrei parlare di loro due, se non ti dispiace. No, lui conosciamo tutti, io vorrei ma non hanno mai fatto però la prova cinema e visto soprattutto l'ultima esperienza dello spareggio di quella scena. Vediamo la scheda di Paolo Tramezzani, non ne posso più. Dai, vediamo la scheda. Vergognati. Paolo Tramezzani, professione un grosso punto interrogativo, certo, non si sa, sogno nel cassetto, diventare grosso come Godzilla, e poi cosa può esserci? Fiuto per gli affari, è considerato l'anti-Scaiola, ha pagato uno scantinato a bollato 1 milione di euro. Va bene, allora...